Pronti a giocare il team più forte del gioco? Cioè, io devo mettere toppo a ruotare. Ti rendi quando non c'è. Cioè, devo mettere toppo a ruotare. Oh, allora, a livello difensivo è abbastanza solido per special, eh? Post special lui che c'ha? C'ha Great Resist Death per un turno e basta. Poi è finita Lizzy, cioè non c'ha più nulla sta cosa. Cioè io perché dovrei metterlo prima? Per il video. Devo usare Wisdom, sì, mi fanno due special, sono morto. Perché c'ha 30% di DR, quindi un minimo riesce a tankare. Ma un minimo. Milioni e 6. Guarda, Zigona avesse fatto due special, fosse meno troppo. Poi c'ha Resist Attack per 3 turni, quindi in realtà più special tira e meglio è. Riesce a staccare un minimo per il turno dopo. Allora, naturalmente me lo vediamo pure col best linker. Che poi non è il best linker, perché il best linker è un free to play di merda. Però non è malvagio. Sicuramente non lo vai a giocare negli eventi appena usciti, assolutamente. Però c'ha un po' di DR, c'ha il recupero degli HP. Lo metti a ruotare perché tanto non te ne frega un cazzo di tenerlo in turnazione. E io credo che comunque il problema non te lo viene a creare, no? Almeno un minimo. Boh, sto Quantech, io c'ho un Wiss attivo, quindi a meno che non mi prendo a spero la tanto. Guarda, per come era partita era l'inutilità, tipo caricava 4-5 milioni per quanto riguarda. Però diciamo che avendo la full passiva attiva, category limitatissima, Defender of Justice special, no che è Exploding, oddio, Exploding Rage ancora. Ma Defender of Justice fa vomitare. E lì, se non c'è quella category, letteralmente se mo carica 7 milioni, senza quella percentuale stava sui 4-5 milioni probabilmente. C'ha la DR contro Extreme più gli HP recupera. Vabbè, una cosa in più che può essere carino. E poi gli hanno dato la chance di tirare una special con crit garantito contro Majin Buu Saga, cosa più inutile del cosmo. Però Majin Buu Saga è anche super, quindi mai dire mai. Un giorno uscirà qualche evento con Majin Buu Saga e voi giocherete questo con. Nel frattempo 338.000 def, perché la difesa di prima era buffata dal top int, quindi era un po' falsata, mettiamola in questo modo. Vediamo. 7-7. Cioè Resist Attack per 3 turni, quindi il danno che vediamo prima comunque era buffato da troppo. 8-2. Sono mezzo milione di special in più ogni special tirata. Vabbè, per essere un personaggio di merda, perché di base è nato come personaggio di merda. Se ce l'hai, ce l'hai ad Ezza. Può darsi che ci puoi fare qualche missione, ad esempio special pose, tipo, che ne so, qualcosa con qualche categoria di merda, Defender of Justice. Può avere un'utilità, mettiamola così. Può avere un'utilità. Qui facciamo costage. Ci evitiamo tutti i problemi del caso. Del casio. Non si butta via, cioè. Ho visto di peggio. Non che sia decente, perché decente sto personaggio, due mondi diversi. Però ti manca un personaggio in qualche missione che devi fare per una category, ce lo puoi buttare dentro. Mo vediamo col best linker, che ripeto non è il best linker, però noi lo consideriamo come best linker, lo testiamo. Che poi in realtà è pure meglio del best linker, perché funziona anche da buffer sto Quantech, quindi dà pure più stats. Allora, intanto a posto, sì, diciamo che sti cavoli del best link, quando abbiamo top point che ci dà, sì, top point, top fisico ci dà gli ultimi due link che ci servono. Allora, difesa 400.000, ci può stare. Se non linkasse con Gohan 3.57, gli dà quasi 50.000. Allora, facciamo così. Vediamo un po' quanto carica. Questo è letteralmente il best turno con sto team. Più di questo il team non può fare.
Utilizzo tutti item, tanto sì, un attacco mi fa gold e non credo sia una special. Eppure se mi dovesse fare una special, non la tanchiamo, fidati. Quindi già so che non la tanchiamo e evitiamo proprio. Solo i pugni avremmo tankato lì, perché posso special comunque, cioè Greatest Death per un turno. Almeno quella l'avremmo tankata decentemente. I pugni. Ah, perfetto, con tutto item e Gone comunque fa vomitare. Vabbè, post special si buffa, un minimo. <ride> 12 milioni. Vediamo se ci lancio un ad. 12 milioni, ok. Oh, ripeto, per essere comunque un personaggio buttato lì a caso, fa la sua piccola figura, diciamo. Non è completamente da buttare. Può servirti come slot sostitutivo per qualcuno che non hai. Poi ripeto, gioca comunque in categorie di merda. Quindi diciamo che nella merda sto Gone si camuffa molto bene, no? E quindi non lo vedete nemmeno. E potrebbe essere uno dei migliori addirittura del team che avete. Talmente che le categorie, in alcune categorie dove gioca, fanno vomitare. Vabbè, sì, questo è il personaggio. Vogliamo fare un altro turno, giusto per il contenuto, ma alla fin fine questo è. Non è che mo cacciamo i miracoli. Ma così tanto c'ho questo attivo. Però ripeto, nel complesso, cioè se può giocare non è proprio da buttare. La difesa posto special sta sopra il 500.000, perché comunque c'ha credi resistente. Può lanciare 3 special a turno, quindi se la cava decentemente, non si butta via. Guardalo quel topo hit, fortissimo. Guardiamoci l'ultimo turno, giusto per vedere anche come ho messo a ruotare il buffer, sì, quindi senza, no, messo a ruotare topo fisico, mi pare. Quindi in realtà abbiamo ancora la best turnazione con anche il buffer. Ah, ma abbiamo doppio buffer, mi sa, i due ranger. Quindi qua proprio cafonata suprema, mo. Per ride. Un po' di setup per Goku piedini, giusto per... Ah, vediamo un po'. Giustamente non c'ho più i due link che gli dava top. Non è che gli danno gli androidi. Gliene danno uno. 3.74, ti è active per ride. Sì, Gotenks l'abbiamo già provato. Lint. Ovviamente qui vado 30 item uso. Se prima abbiamo preso quei danni, manco te lo sto di Draghetto Snake. Tanto l'ho detto, Gone i pugni post special di tank, la special muore, punto. Non è che mi dice, ma stai usando gli item, stai alterando lo showcase, tua madre altro. Vediamo. Dai Gone, fatti valere, fatti valere. Insomma, caricava di più prima con l'altro link che gli dava. Vabbè, non ha tirato manco l'altra di specie. Vabbè, comunque se riuscite a farlo setup decentemente sta sui 12 milioni. Mettiamola così. Molto sotto sforzo, perché è sotto sforzo, però sicuramente danni discreti, eppure un rare summon, quindi non, rispetto a prima che era veramente l'inutile fatto a personaggio, mo ripeto, se dovete fare qualche missione in particolare, uno slot glielo potete anche dedicare, ecco. Quindi ci sta, dai. Ce lo teniamo così com'è.